è un tema di grande interesse e di grande attenzione per l'Agenzia di Tutela della Salute, per il sistema regionale. Consideriamo che negli ultimi 5 anni il programmatore regionale ha individuato una serie di risorse aggiuntive a quelle che ordinariamente sono collocate sui bilanci territoriali per il sociosanitario e per il sanitario, proprio per dare delle risposte specifiche e innovative al tema Alzheimer e demenza. Ricordo che negli ultimi 3-4 anni ogni anno Regione Lombardia mette a disposizione quasi 50 milioni di euro aggiuntivi su tutto il territorio regionale, che hanno significato per il nostro territorio della provincia di Bergamo 5 milioni di euro a disposizione delle unità d'offerta RSA in particolare del territorio per definire percorsi innovativi di presa in carico e di attenzione della persona con Alzheimer o demenza al proprio domicilio, quindi a supporto delle famiglie che pongono la scelta di non istituzionalizzare il proprio familiare. Quindi questo è sicuramente un segnale di grande attenzione, a cui aggiungo anche questo aspetto. Che Regione Lombardia quest'anno 2017 ha dato un'importante consegna a tutte le agenzie di tutela della salute della Regione di procedere ad un lavoro di ricognizione finalizzato alla sistematizzazione di questa misura, di questa iniziativa. Significa che Regione si sta preparando a farla diventare una risorsa, un'opportunità per le famiglie che hanno al loro interno una persona con Alzheimer, una risorsa stabile, permanente, quindi una garanzia di presa in carico nel tempo.